visti molto sereni anche durante l'intervallo perché avevano la stessa sensazione mia, che eravamo sotto ma eravamo partiti e che quindi c'erano margini per poter prendere punti. Poi hanno fatto un secondo tempo di grandissimo livello contro una squadra forte, contro una squadra forte e in un momento di salute fisica, mentale, entusiasmo e quindi sono punti che ci fanno piacere, sono punti importanti, e però bisogna poi archiviare velocemente perché fra 70 ore siamo in campo, quindi ci fa piacere per il viaggio di ritorno, è l'ora di treno e domattina però abbiamo allenamento e dobbiamo ripartire. Mi è piaciuto, ti ho detto che la squadra quando siamo andati sotto non ha perso lucidità, non ha perso tranquillità, continua a fare il proprio calcio, quello è un bel segnale. Io penso che finiva nello stesso modo e Inzaghi pensa che finiva in un altro modo. E fa parte della normalità. Io vedendo come si è espressa la mia squadra, ma è quello che ho detto ai ragazzi nell'intervallo, che dovevamo continuare a fare quello che stavamo facendo perché saremmo venuti a capo della partita, quindi ero convinto anche quando eravamo sotto venivamo a capo della partita. Poi è chiaro perdere De Vrij, che è un grande difensore centrale, è un problema. Però penso che la partita si poteva mettere a posto lo stesso, pur considerando che questo ragazzo è un difensore di alto livello. Ma io penso che questa squadra può valere come collettivo qualcosa in più della somma del valore dei singoli, però è altrettanto vero che senza singoli di grande livello non si diventa una grande squadra. Sì, il primo tempo la Lazio stava bene, sicuramente ci ha creato qualche difficoltà, ma non credo che abbiamo fatto male, credo che abbiamo fatto bene, solo che per la Lazio tenere questi ritmi alti, per qualsiasi squadra difendere con i ritmi alti del Napoli fa fatica e dopo il secondo tempo comunque è naturale che iniziano a abbassare un po' i ritmi e noi iniziamo a trovare più spazio, quindi diventa un po' più facile, diciamo. Credo che sia tanto merito nostro. Il primo tempo si è visto che loro hanno fatto bene e abbiamo fatto bene anche noi. Abbiamo preso un gol che si poteva evitare, ma alla lunga credo che abbiamo meritato e credo che abbiamo fatto bene il nostro lavoro, ci siamo divertiti, abbiamo giocato a calcio, abbiamo fatto divertire e abbiamo portato a casa il risultato che era molto importante.